tutti ragazzi, ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi è video volo perché da tanto che non ne faccio uno, quindi iniziamo subito. Sono cose sparse di vari negozi, roba varia. Adesso vi faccio un po' vedere cosa ho comprato in questo mese. Prima di tutto vi mostro le mie nuovissime Vans. Allora, queste sono della collezione estiva, sono in tela e mi piacciono veramente veramente tanto. Le ho pagate 60 euro, sono completamente bianche, se sono un po' sporche perché ci sono andata in Sicilia, mi serviva una scarpa comoda per camminare molto, quindi queste erano perfette. Per quanto riguarda il viso, vi faccio vedere il mio prodotto nuovo della Garnier Pure Active 3 in 1, scrub, detergente e maschera. Io lo utilizzo tutte le sere sul viso e mi lascia veramente veramente la faccia, la pelle pulitissima, e mi piace molto, soprattutto la maschera. L'ho pagata 6,50 euro dalla Conad, sì, l'ho presa dalla Conad, veramente un buon prodotto. Approfittando di una, diciamo così, di uno sconto che offriva la Pupa per le iscritte al sito, vabbè, ho comprato un nuovo rossetto della Lina IM, che è il 411 ed è un bellissimo rosso fragola. Veramente, veramente molto carino. Estivo, che poi io non avevo questo colore, ne avevo parecchi di rossi ma non così, mi piace davvero davvero tanto. L'ho pagato soltanto 15 euro, anche se in realtà costerebbe tipo 12. È veramente carino. Poi sono andata ad un negozio che sta nella mia città, che si trova nella mia città e si chiama Madò e sta anche a Fregene, quindi se siete della zona potete farci un salto. Ho comprato questo bellissimo vestito lungo, qua ha una fascia nera molto molto elastica ma resistentissima, e sotto è fatto tutto così a righe bianche, nere e fucsia, davvero bellissimo ed è lunghissimo, cioè finisce trasparentino, però all'interno ha naturalmente una gonna nera che arriva più o meno sopra il ginocchio. Questa è una S e la marca è Boutique de la Femme, quindi se la cercate da qualche parte su internet, non so, potete trovarlo. Io l'ho pagato 90 euro, è comunque una marca italiana, è veramente un buon vestito e mi è piaciuto davvero tantissimo, mi serviva per un compleanno e poi per un matrimonio, quindi perfetto. Poi, sempre andando in giro per negozi vari che si trovano sempre nella mia città, sono andata da Gugus, non so se si trova anche in altri posti, comunque noi ce ne abbiamo tipo 5 tra bambino, donna, uomo, cose. Ho comprato questi pantaloni a palazzo, tutti neri, lunghissimi, trasparenti, all'interno c'è un pantaloncino nero, veramente carini, che mi servivano sempre per un compleanno, tanto ormai compro solo cose per i compleanni, ho troppi 18esimi. Questa è una M e sono comunque a vita alta, e qua al centro avevo una fibbia d'oro che però ho tolto perché col lavaggio se no si rovinava. Comunque si può mettere e togliere a due tipo nastrini qua dentro che la reggono. Veramente carini, li ho pagati più o meno 20 euro. Poi sono andata sempre dalla Conad e ho comprato una matita marrone della Maybelline New York, una matita semplicissima, questa è Lay Refine Crayon Oriental Expert Eye, vabbè, comunque è una matita marrone semplicissima della Rimmel London, no, della Maybelline New York, perché mi serviva e la utilizzo tutti i giorni. Anche adesso sono truccata con questa perché è molto più semplice della matita nera e soprattutto è molto più estiva e la posso utilizzare sempre. Poi a Siracusa, quindi sempre nel viaggio a Sicilia, il mio ragazzo mi ha regalato questi bellissimi orecchini che sono fatti con la pietra lavica, la pallina nera che vedete è della pietra lavica, sono molto molto carini, non so se questa è argento ma non credo, comunque veramente carini, pagati tipo 6 euro così. Poi sono andata da H&M e ho acquistato prima di tutto questo vestito per il mare, praticamente è un prendi di sole, tutto incrociato qua davanti, bianco e trasparente e a maniche lunghe, sì, però sono talmente tanto leggere che vedete non è un problema, e rimane a casacca. Mi piace davvero tantissimo, spero che ve lo vediate, e ha questi laccetti, finiscono con delle palline. Questo l'ho pagato 14,99 euro, molto molto carino ed estivo. Poi sempre da H&M ho acquistato anche un bikini, solo la parte sopra però, che è questo qui, quelli che vanno adesso, che sono hanno la parte superiore a triangolo e poi una fascia che è seduta sotto il seno, dietro si incrocia, sì, vabbè, così si vede malissimo. Questa è una 44, l'ho pagato 5 euro, solo che l'ho dovuto stringere perché la coppa è una terza, quindi se è una terza va benissimo, ma il busto, la parte della fascia è veramente troppo largo. Non c'era la 42, quella sarebbe stata perfetta secondo me, però si stringe, non c'è niente di particolarmente difficile da fare, ho semplicemente preso la stoffa e ho fatto così, tac. Sempre da H&M ho acquistato questi pantaloni
con questa fantasia tribale bianca e nera. Questa è una 38 europea e sono molto molto leggeri, finiscono larghi, cioè larghi normali però senza elastico, e mi piacciono tantissimo, vanno a vita alta e sono un po' al cavallo basso. Mi piacciono davvero tanto, li ho pagati mi sembra 16. Infine, sempre da cena, mi ho comprato anche questo pennello per il blush, no, sì, per il blush, per il fondotint, la BB Cream, che mi serviva, un pennello piatto, e l'ho pagato 7,99 perché era un'edizione limitata. Per concludere, sono andata da OVS, ho comprato questo cappello di paglia con la fascia qua nera con un fiocchetto, bellissimo, l'ho pagato 12 euro. Ok. E sì, ok. E poi, visto che mi serviva, ho approfittato per comprare una borsa enorme con la cerniera, dentro è grandissima. Vabbè, ha spazi normali per portafoglio, roba, e anche una taschina interna. L'ho pagata 24, molto molto carina, bianca e nera e marrone, quindi va bene un po' con tutto. Allora ragazzi, questo è finito, vi mando un grande bacio, commentate e mettete mi piace e ci vediamo al prossimo video, ciao!